Questa parte d'Italia era popolata dai Galli transalpini per più di 4 secoli e durante questo momento di popolazione celtica ha trasmesso molte parti della nostra cultura, anche linguistiche, anche culturali, nell'alimentazione, nelle abitudini della vita quotidiana. Io sto lavorando con il mantice che serve per tenere la brace accesa e viva con appunto l'aria che passa da questo tubo. Ci sono già dei pezzi di ferro inseriti nella brace che verranno poi estratti una volta a temperatura e battuti sull'incudine. Così si faceva sì, 2300 anni fa, all'epoca dei Celti. Erano artigiani molto specializzati. Però stiamo realizzando un utensile del III secolo a.C., una piccola accetta per un falegname, e lo stiamo ricavando con le tecniche esattamente dell'epoca, perché abbiamo deciso. Proprio archeologi che sperimentano sul luogo come si potevano ottenere certi manufatti usando esclusivamente tecniche utilizzate allora e materiale utilizzato allora. Quando è disarmato, ovvero senza corda, si piega al contrario. Questo dà una grande potenza all'arco. È nata tra amici e stiamo cercando di mandare avanti tra amici. Siamo cresciuti negli anni e si fa sempre più fatica, però stiamo andando bene e ci piace continuarla.
Let me go, boys! Let me go, boys! Sing out, sing out, dance! Break the most offensive one.